nel mio canale YouTube dedicato alla matematica e alla fisica. E ti ricordo che con un semplice click sul link che trovi qui sotto in descrizione puoi iscriverti gratis a questo mio canale YouTube, e così sarai sempre aggiornato sui nuovi video di matematica e anche di fisica che arriveranno. Bene, richiamo un po' di teoria che è fondamentale per affrontare gli esercizi e i problemi. In questa lezione, che è la prima parte sui radicali, vedremo diversi esempi di come si lavora appunto con i radicali e applicheremo regole e proprietà. Ecco, radice terza di 5 alla 7 è un esempio di radicale. Ora, quello che sta sotto il tettuccio 5 alla 7 si chiama radicando, praticamente l'argomento della radice. Questo numeretto si chiama indice del radicale o indice di radice, che è un numero naturale diverso da 0. E questo qui è l'esponente del radicando. Vediamo degli esempi numerici. Radice cubica di 27 fa 3, perché 3 elevato a 3 fa 27. Cioè 3 moltiplicato per se stesso 3 volte dà il radicando. Radice quadrata di 81 fa 9, perché 9 al quadrato, cioè 9 moltiplicato per se stesso 2 volte, dà 81, il radicando. Radice quinta di 1 fa 1, perché? Perché 1 alla 5, cioè moltiplicato per se stesso 5 volte, 1 per 1 per 1 5 volte, mi dà 1, il radicando. Radice cubica di meno 27 fa meno 3, perché? Perché meno 3 elevato al cubo, quindi meno 3 per meno 3 per meno 3, fa proprio il radicando meno 27. Andiamo avanti, troviamo radice quadrata di meno 25, che non esiste, perché? Perché non esiste un numero reale che moltiplicato per se stesso 2 volte mi dia meno 25. Un qualunque numero reale moltiplicato per se stesso 2 volte dà sempre un numero positivo. Questo invece è negativo. Anche radice quarta di meno 16 non esiste, per lo stesso motivo che abbiamo detto qua. Cioè non esiste un numero reale che moltiplicato per se stesso 4 volte mi dia meno 16. Siccome si moltiplica per se stesso un numero pari di volte, deve venire necessariamente positivo, invece qui è negativo. Invece radice quinta di meno 32 fa meno 2, perché meno 2 elevato a 5, che è un esponente dispari, costringe questo meno 2 a moltiplicarsi per se stesso 5 volte, quindi meno 2 per meno 2 per meno 2 5 volte fa proprio meno 32. Ecco, possiamo dire che radice ennesima di A non esiste se questo indice è pari e l'argomento A è negativo. Adesso vediamo questi esempi numerici interessanti, perché qui abbiamo radice cubica di 27 al cubo. Ma radice cubica di 27 fa 3, perché 3 elevato al cubo, 3 elevato al cubo fa 27. Però dobbiamo elevare questo radicale a 3, quindi 3 alla 3 fa proprio 27. Qui lo stesso, radice quadrata di 81, tutto al quadrato. Radice quadrata di 81 fa 9, eccolo qua. Dobbiamo elevarlo a 2, fa 81 e ritorna il radicando. Qui lo stesso. Radice quinta di meno 32, tutto alla 5. Radice quinta di meno 32 fa meno 2. Se leviamo a 5, fa meno 32 e riecco il radicando. Invece, uno potrebbe qui dire, vabbè, radice quadrata di meno 9, tutto al quadrato, fa meno 9. E no, è un errore, perché radice quadrata di meno 9 non esiste. Non esiste un numero reale che elevato al quadrato mi faccia meno 9. Quindi se non esiste un numero reale da mettere qui dentro, non possiamo fare questa potenza. Passiamo adesso alla cosiddetta proprietà invariantiva dei radicali. Prima di continuare ti ricordo che puoi visitare il nostro blog, il sito e la nostra pagina Facebook. Come al solito trovi i link nella descrizione qui sotto. Ecco, vediamo un altro esempio, anzi altri due esempi numerici. Qui abbiamo radice quinta di 7 al quadrato. Abbiamo moltiplicato l'indice di radice 5 e l'esponente del radicando 2 per lo stesso numero 3, diverso da 0. E otteniamo un radicale equivalente a questo. Questo valore è identico a questo valore. Anche qui abbiamo radice quadrata di 2 alla 3. Abbiamo moltiplicato questo indice di radice e questo esponente del radicando 2 e 3 per uno stesso numero, 4, diverso da 0.
otteniamo radice ottava di 2 alla 12 che è uguale al primo radicale del secondo esempio. Qui facciamo i conti e viene radice quindicesima di 7 alla 6 che è uguale a questo radicale qua. Ma si può anche dividere per uno stesso numero. Ecco, in questo esempio abbiamo radice quindicesima di 4 alla 6 e abbiamo diviso indice di radice 15 ed esponente del radicando 6 per lo stesso numero, che è un divisore comune, 3, diverso da 0. E otteniamo un radicale equivalente a questo. Quindi radice quinta di 4 alla 2, basta fare i conticini qui, è uguale a radice quindicesima di 4 alla 6. Grazie a questa proprietà si può quindi semplificare un radicale. Questo radicale lo abbiamo semplificato in questo modo. Ed inoltre si possono ridurre più radicali, ad esempio questo primo radicale e questo secondo, ad un unico indice di radice. Vedete qui sono diversi gli indici di radice. Come si fa a ridurre questi due radicali ad un unico indice di radice? Un indice di radice comune. Si calcola il minimo comune multiplo di 4 e 3, che è 12, quindi applicando la proprietà invariantiva a ciascun radicale vista prima, cosa facciamo? Moltiplichiamo questo indice e questo esponente del radicando per 3, in modo da avere poi radice dodicesima di che cosa? Di 3 alla 15. Il secondo radicale facciamo la moltiplicazione di 3, l'indice di radice, per 4 e anche l'esponente di questo radicando, che è 1, lo dobbiamo moltiplicare per 4. Quindi otteniamo radice dodicesima, eccola, di 4 elevato a 1 per 4, elevato a 4. Ecco che abbiamo ridotto questi due radicali ad un unico indice di radice, un indice di radice comune, il minimo comune multiplo degli indici di radice. Adesso chiediamoci come si fa la moltiplicazione e la divisione tra radicali. Ecco, qui abbiamo degli esempi di moltiplicazione. Abbiamo radice cubica di 7 per radice cubica di 2, che fa radice cubica di 7 per 2, 14. Radice quarta di 8 per radice quarta di 3 è uguale a radice quarta di 8 per 3, 24. Radice quadrata di 2 per radice quadrata di 3 è uguale a radice quadrata di 2 per 3. Quale sarà dunque la regola? Il prodotto tra due radicali che hanno stesso indice n è un radicale che ha indice n e come radicando il prodotto dei radicandi. E se dobbiamo moltiplicare due radicali con indici diversi? Ad esempio supponiamo di voler moltiplicare radice cubica di 2 per radice quinta di 4. Beh, si riducono entrambi i radicali ad un unico indice, che sarà appunto il minimo comune multiplo di 3 e 5. Il minimo comune multiplo di 3 e 5 è 15, quindi dobbiamo moltiplicare 3 per 5, quindi moltiplicheremo per la proprietà invariantiva vista prima, per 5 moltiplicheremo anche l'esponente di questo radicando, che è 1, quindi 1 per 5, e questo indice qui lo moltiplichiamo per 3. Dobbiamo moltiplicare per 3 anche l'esponente di 4, che è 1, 1 per 3. Quindi facciamo i conti, questo viene radice quindicesima di 2 elevato a 5 che moltiplica radice quindicesima di 4 elevato a 3. Ecco, qui abbiamo finalmente due radicali con lo stesso indice. Abbiamo un prodotto, quindi i due radicali si fondono in un unico radicale con lo stesso indice e come argomento abbiamo il prodotto degli argomenti, quindi 2 alla quinta per 4 alla 3, quindi radice quindicesima di 2 alla quinta, 4 lo scriviamo come 2 alla 2, ma 4 viene elevato a 3, quindi 2 alla 2 alla 3, applichiamo un po' di proprietà sulle potenze, questo è 2 elevato a 2 per 3, quindi 2 elevato a 6, ecco qua, che moltiplica 2 alla quinta, questo è il prodotto di due potenze con la stessa base, riscriviamo la base e sommiamo, come esponente mettiamo la somma degli esponenti, 5 più 6, quindi otteniamo radice quindicesima di 2 alla 11. Un altro esempio di moltiplicazione tra radicali aventi indici di radice diversi è questo. Il minimo comune multiplo dei tre indici è 30, dunque scriviamo in questo modo perché 6 lo dobbiamo moltiplicare per 5 per avere appunto il minimo comune multiplo come comune indice di radice. Dobbiamo moltiplicare per 5
anche l'esponente del radicando. Poi questo 5 lo dobbiamo moltiplicare per 6 per avere 30. E quindi per 6 moltiplicheremo anche questo esponente qua. Questo 3 lo moltiplichiamo per avere 30 per 10. E moltiplichiamo per 10 anche l'esponente di 4, che è 1. Quindi facciamo i conticini e otteniamo radice trentesima di 2 alla 25 per radice trentesima di 3 alla 12 per radice trentesima di 4 alla 10. Qui abbiamo il prodotto di tre radicali aventi lo stesso indice di radice, quindi si fondono tutte e tre in un unico radicale con indice di radice uguale a 30 e come radicando il prodotto dei radicandi. E qui ci possiamo fermare. Dico ci possiamo fermare qui perché il mio obiettivo era di farvi vedere come moltiplicare tre radicali con indici di radice diversi. Vediamo adesso qualche esempio di divisione. Abbiamo radice quinta di 15 diviso radice quinta di 3, che è uguale alla radice quinta di 15 diviso 3. Poi abbiamo radice terza di 2 diviso radice terza di 7, che è uguale a radice terza di 2 fratto 7, di 2 diviso 7. Quale sarà la regola? Il quoziente tra due radicali che hanno lo stesso indice n è un radicale che ha indice n e come radicando il quoziente dei radicandi. E se dobbiamo dividere due radicali con indici diversi? Ad esempio, supponiamo di voler dividere radice cubica di 4 per radice quinta di 2. Quindi facciamo questa divisione. Beh, come abbiamo fatto per la moltiplicazione, si riducono entrambi i radicali ad un unico indice, che sarà il minimo comune multiplo di 3 e 5. Il loro minimo comune multiplo è 15, quindi dobbiamo moltiplicare questo 3 per 5, ecco, e anche 1, l'esponente di 4, dobbiamo moltiplicare per 5, in modo da avere qui 15. Se vogliamo che anche il secondo radicale abbia 15, dobbiamo moltiplicare, come indice di radice abbia 15, dobbiamo moltiplicare questo 5 per 3, e dunque anche questo esponente 1 lo dobbiamo moltiplicare per 3. Quindi abbiamo radice quindicesima di 4 alla 5 diviso radice quindicesima di 2 alla 3. La divisione, il quoziente abbiamo detto di due radicali aventi lo stesso indice, è un radicale con quell'indice, e come radicando il quoziente dei radicandi, 4 alla quinta diviso 2 alla 3. E qui si fanno dei conticini applicando le note proprietà sulle potenze. Adesso è giunto il momento di vedere come trasportare un fattore del radicando fuori dal segno di radice. Facciamo un esempio. Abbiamo radice quinta di 2 alla 3. In questo caso, poiché 3, l'esponente del radicando, è più piccolo dell'indice di radice 5, non si può portare nulla fuori. Non si può portare un qualche fattore da dentro a fuori, proprio perché l'esponente del radicando è minore dell'indice di radice. Un altro radicale che prendiamo in considerazione è radice quinta di 2 alla 12. In questo caso, poiché 12, l'esponente del radicando, è maggiore dell'indice di radice 5, si può portare qualcosa fuori dal segno di radice. Come? Si fa la divisione tra l'esponente del radicando 12 e l'indice di radice 5. Ecco, facciamo 12 diviso 5, fa 2 con il resto di 2. Ecco, qui c'è un errore, devo mettere 12 al posto di 7. Cancelliamo e scriviamo così. Il dividendo 12 è uguale al quoziente 2 per il divisore 5 più il resto. A questo punto, se sostituiamo, si ha, quindi al posto di 12 mettiamo 2 per 5 più 2, poi applicando una delle proprietà sulle potenze possiamo scrivere questo radicando anziché in questo modo così, quindi come prodotto di due potenze aventi la stessa base 2. Questa prima potenza ha esponente 2 per 5 e questa seconda potenza ha come esponente 2. Siccome qui c'è un'addizione, ci deve essere un prodotto tra le due potenze. Questo radicale si può sciogliere nel prodotto di due radicali, quindi si può vedere come radice quinta di questo primo fattore per radice quinta del secondo fattore. Poi questo 5 e questo 5 se ne vanno e rimane 2 al quadrato. Al posto di questo radicale rimane 2 al quadrato per questo qui, lo riscriviamo, radice quinta di 2 alla 2. Perché? Lo riscriviamo perché 2, questo esponente qui, è più piccolo dell'indice di radice. Quindi abbiamo 2 al quadrato
per radice quinta di 2 alla 2. Siamo riusciti a portare fuori dal segno di radice un fattore del radicando. Qual è dunque la regola? Ecco, se l'esponente del radicando m è maggiore o uguale dell'indice di radice, allora questo radicale, radice ennesima di a alla m, è uguale ad a alla q per radice ennesima di a alla r, dove q è il quoziente della divisione m diviso n ed r è il resto di questa divisione. Quindi riprendiamo l'esempio di prima, dopo aver enunciato la regola in questo modo. Abbiamo radice quinta di 2 alla 12, l'esponente del radicando è maggiore o uguale dell'indice di radice, quindi dobbiamo fare la divisione 12 diviso 5, il quoziente viene 2, il resto è anch'esso 2, quindi stando alla regola dobbiamo scrivere 2, che è la base del radicando, 2 elevato a che cosa? Al quoziente, ma il quoziente è 2, il quoziente della divisione, per radice quinta di 2 elevato al resto della divisione. Vediamo adesso la potenza di un radicale. Ecco, qui abbiamo un altro esempio, abbiamo radice nona di 5 al quadrato, tutto alla quarta. È uguale a radice nona di 5 al quadrato alla quarta. Questo 4 adesso, anziché essere applicato a tutto il radicale, è passato sotto, per così dire, sotto il tettuccio. Quindi abbiamo radice nona di 5 elevato a 2 per 4, quindi radice nona di 5 alla 8. Con la regola è che l'esponente p riferito al radicale passa sotto il tettuccio, quindi da qui passa sotto il tettuccio, e poi si scrive a elevato a m per p. Vediamo invece la radice di un radicale. Abbiamo radice quarta di radice cubica di 7 al quadrato. Si moltiplicano gli indici di 7 al quadrato. Poi dividiamo questo indice e questo esponente del radicando per uno stesso numero diverso da 0, per un divisore comune. Dividiamo per 2. Questo è divisibile, 4 per 3 è divisibile per 2. 2 evidentemente sì. Quindi abbiamo, semplifichiamo, 4 dividendo 4 per 2 rimane 2. Dividendo 2 per 2 rimane 1. E quindi abbiamo come indice 2 per 3 e come esponente di 7 abbiamo 1, quindi radice sesta di 7. Ecco la regola. Il radicale che risulta dalla radice ennesima di radice emmesima, questo è n, questo è m, quindi il radicale è la radice ennesima di radice emmesima di a alla p, è uguale a che cosa? A radice di radice n per mesima di a alla p. Quindi il radicale che risulta da questa radice ennesima di radice emmesima ha un indice di radice che è il prodotto tra gli indici. Vediamo adesso come portare un fattore dentro il segno di radice. Vediamo un esempio. Abbiamo 3 che moltiplica radice quarta di 5. Se vogliamo portare 3 dentro il radicale, come lo possiamo scrivere? Siccome questo radicale ha indice 4, questo 3 lo possiamo scrivere come radice quarta di 3 alla 4, perché appunto questo radicale si semplificherebbe, 4 col 4, e quindi possiamo scrivere 3 equivalentemente, lo possiamo scrivere come radice quarta di 3 alla quarta, per, riscriviamo questo radicale, e avendo due radicali con indice di radice uguale a 4, scriviamo questo prodotto come unico radicale, radice quarta di, dobbiamo mettere come radicando il prodotto di questi due radicandi, quindi 3 alla quarta per 5. Ecco, se abbiamo a per radice ennesima di b, per fare entrare il fattore a qui dentro occorre elevare a ad n, quindi alla fine abbiamo radice ennesima di a alla n per b. Adesso vediamo come fare le addizioni e le sottrazioni dei radicali. Ecco, abbiamo questo primo esempio, abbiamo tre radicali simili, perché abbiamo in tutti e tre i radicali abbiamo radice cubica di 2, radice cubica di 2 e radice cubica di 2. Si raccoglie radice cubica di 2 e come coefficiente di radice cubica di 2 mettiamo la somma algebrica dei coefficienti, quindi 7 meno 2
più 11. Questa somma algebrica fa 16, quindi otteniamo 16 radice cubica di 2. Come secondo esempio abbiamo questo, meno 2 radice di 3 più 3 radice di 5 più 3 radice di 3. Ecco, consideriamo questi due radicali simili perché hanno radice di 3 e radice di 3. Raccogliamo questo radicale comune e come coefficiente mettiamo la somma algebrica dei coefficienti, quindi meno 2 più 3 e poi aggiungiamo 3 radice di 5. Ora, meno 2 più 3 fa 1, quindi abbiamo radice di 3 più 3 radice di 5. Siccome questi due radicali non sono simili, non si sommano. Ecco, concludiamo questa prima parte sui radicali con questa regolina simpatica che si ricorda facilmente. Le mele si sommano con le mele, le arance si sommano con le arance, ma le mele non si sommano con le arance. Ora ragazzi, dopo aver fatto il secondo video relativo alla seconda parte sui radicali, produrrò anche qualcosa sullo svolgimento di esercizi sui radicali un po' più sostanziosi, quindi seguitemi. Insomma, se hai trovato utile questa video lezione ti invito nuovamente a iscriverti a questo mio canale YouTube usando il link che trovi qui sotto in descrizione, in modo da rimanere aggiornato sui miei nuovi video che arriveranno. E mi farebbe molto piacere se tu, a tua volta, invitassi le persone che conosci ad iscriversi. Inoltre voglio invitarti a fare clic sui link che ho riportato per te nella descrizione qui sotto e a curiosare tra tutte le altre risorse che abbiamo realizzato. Visita il nostro blog, il sito e la pagina Facebook. Se hai domande, dubbi, osservazioni, non esitare a lasciarci i tuoi commenti. Se ti è piaciuto il video, condividilo e clicca su mi piace. Grazie.